Toccherà esattamente Amburgo e Berlino la nuova tournée dell'orchestra del Conservatorio Duni di Matera, orchestra sinfonica in programma dal 24 al 27 di aprile prossimi. Lo ha annunciato quasi un mese fa, il 27 di marzo, il direttore proprio dell'istituzione di alta formazione musicale Saverio Vizziello in una conferenza stampa alla quale presero parte anche il sindaco di Matera Salvatore Adduce e il direttore del Comitato Matera 2019 Paolo Verri. L'iniziativa infatti è sostenuta anche dall'APT di Basilicata e prevede diversi eventi collaterali nella capitale tedesca utili al cammino della candidatura della città a capitale europea della cultura. Uno dei due concerti, quello presso la Filarmonica di Berlino, ricordiamo uno degli auditorium più importanti al mondo, in programma il 27 aprile alle 20, sarà trasmesso in diretta satellitare e streaming anche da TRM Network. Ricordiamo ancora che la tournée del Conservatorio Duni di Matera ha avuto tappe importanti anche nell'anno 2013, come quelle presso il Carnegie Hall di New York, Gerusalemme, Valencia e Ginevra. Adesso con gli appuntamenti di Amburgo e Berlino si prosegue, insomma, con un importante cammino che il Conservatorio Duni di Matera sta portando avanti ormai da tempo. Noi siamo andati il 15 aprile a curiosare tra le prove che sta portando avanti appunto l'orchestra sinfonica del Conservatorio Duni di Matera, composta, ricordiamo, da allievi e docenti. Abbiamo ascoltato i principali protagonisti di questa avventura. Ascoltiamoli. Il 15 aprile siamo all'interno dell'auditorium del Conservatorio Duni di Matera, ci sono le prove dell'orchestra sinfonica del Conservatorio Duni di Matera che si sta preparando per un evento, per più eventi importanti che andiamo a dettagliare con il maestro Saverio Vizziello, direttore del Conservatorio Duni di Matera. Quali sono gli eventi importanti? Ci risulta che mai nessun conservatorio abbia suonato in questi auditorium. Le prossime sono la Laisal di Amburgo il 24 aprile e soprattutto la Filarmonica di Berlino, che è la patria dei grandi direttori come Karajan e Claudio Abbado. Noi saremo i primi e porteremo soprattutto la musica nostra, quella popolare, scritta in modo sinfonico nel Canto dei Sassi di Damiano D'Ambrosio, che eseguiremo ad Amburgo e a Berlino. Si sentiranno, spiccheranno i temi popolari come la Trecchiesca, la Candenera, scritti appunto in modo sinfonico. Quindi portiamo Matera nel mondo, l'abbiamo portato al Carnegie Hall di New York, a Gerusalemme, a Ginevra, e ora andiamo nella patria della musica in Germania. Quanto questo si inserisce nel percorso di Matera verso la capitale europea della cultura per il 2019? Credo sia un importante contributo. Sì, il Conservatorio fa parte del comitato, il Comitato per la Capitale della Cultura, e attorno a questi eventi, soprattutto a Berlino, ci saranno tre giornate dedicate alle comunità lucane, rapporti con l'ambasciata italiana e soprattutto delle mostre di salottifici. E il clou della serata dei tre giorni sarà proprio il concerto alla Filarmonica di Berlino. Un'esperienza importante quella per una allieva del Conservatorio Duni di Matera, prima la Carnegie Hall, adesso la Filarmonica di Berlino, quella di portare il messaggio della cultura mediterranea, materranea in questo caso, verso l'Europa. Responsabilità importante, emozionata? Sì, responsabilità importante. Abbiamo iniziato a New York nel 2012, siamo stati a Gerusalemme sempre 2012 nel settembre, a Ginevra e adesso Berlino. Responsabilità importante, lavoro alle spalle c'è, speriamo insomma di fare il meglio possibile. Qual è il tuo strumento? Violino, sono nella fila dei primi violini, violino è stato sempre ovviamente. Il Conservatorio di Matera si conferma come istituzione importante che dà grosse opportunità ai musicisti? Sì, questo sì, perché noi come allievi ovviamente abbiamo lavorato e siamo cresciuti molto, soprattutto grazie a queste esperienze qua che formano, perché c'è un lavoro alle spalle che facciamo singolarmente, ma anche con l'aiuto dei docenti. L'orchestra sinfonica è composta da allievi e docenti del Conservatorio Duni di Matera, da chi sarà diretta? L'orchestra è formata soprattutto da allievi del Conservatorio, i ragazzi dai 15 anni ai 20. Come solisti
di questi due eventi abbiamo delle personalità importantissime nel mondo della musica. Abbiamo una violoncellista coreana, due violinisti tedeschi e un pianista americano. E in questa occasione sarà diretto da Fausto Fungaroli, che è un italiano ma direttore opera proprio ad Amburgo, alla Saal di Amburgo, quindi avremo un punto di riferimento tedesco anche per i nostri allievi. Quindi il conservatorio materiale è sempre più internazionale. Sono già emozionato al pensiero di poter dirigere questa meravigliosa orchestra alla Filarmonia di Berlino. Io vivo da 8 anni in Germania e da circa, diciamo, non 8 ma da 6 anni non dirigevo più un'orchestra italiana. E devo dire che venendo qui a Matera, innanzitutto complimenti per la bellissima città che mi ha ospitato, i meravigliosi Sassi di Matera che non avevo ancora visto, ma devo dire che venendo qui a Matera ho avuto la sensazione che questo conservatorio e questa orchestra non hanno niente da invidiare alla realtà della Germania, che sappiamo tutti attualmente dal punto di vista musicale e non solo, si trova a centro dell'Europa, però non ho notato nessuna differenza, voglia di fare musica, tantissime attività, e quindi devo ringraziare innanzitutto i ragazzi e l'orchestra che hanno dimostrato una grande partecipazione, una grande disponibilità nelle prove, nonostante ci sono tanti professori che durante il giorno hanno le lezioni con gli allievi, però sempre puntuali, sempre precisi, mai è sempre disponibile. Quindi devo ringraziare il direttore del conservatorio Saverio Vizziello, che ha appunto allenato bene queste persone, questi docenti, ed è riuscito ad ottenere risultati stupefacenti, perché naturalmente io sono un direttore ospite, non conoscevo l'orchestra, sai, è sempre un rebus quando incontri persone nuove, e l'unico linguaggio che ti permette di comunicare è la musica. E per cui io sono molto contento, sono emozionato. Berlino è una città importante e quindi sono sicuro, perché abbiamo lavorato bene in questi giorni, che faremo un bel concerto con grande cuore e allo stesso tempo con grande impegno e passione. Quali sono i temi principali che porterete durante il concerto? Beh, il tema principale è Matera. Il pezzo importante su cui si basa il concerto è il pezzo di Damiano D'Ambrosio, un poema sinfonico che sono le cartoline sinfoniche di Matera, cioè un brano diviso in 5 parti, e ogni parte racchiude una storia popolare materana per poter comprendere la realtà di una regione. Io mi sono impegnato tantissimo, prima di studiare il brano ho cercato di informarmi e di avere tante più informazioni possibili sulla città di Matera, sui canti popolari, sul dialetto. E quindi per poter conoscere la realtà di un luogo c'è bisogno di ricorrere alle origini, di ritornare alle origini. E il brano di D'Ambrosio è un pezzo scritto molto bene, molto sensibile, molto raffinato, e naturalmente in una visione moderna dell'orchestra, utilizzando un'orchestra da camera, ma allo stesso tempo anche con colori particolari, con l'arpa, alcune percussioni, è riuscito ad ottenere un risultato che rispecchia in pieno la realtà di questo posto. E quindi io sono venuto qui per imparare questa realtà e lo sto facendo attraverso l'orchestra, attraverso questo brano musicale. Poi a fianco a questo pezzo di D'Ambrosio ci saranno altre composizioni di Mozart, di Bach, il doppio concerto per due violini, il concerto brandeburghese, ci sarà un bellissimo concerto per clarinetto di Saverio Mercadante, che di Altamura, non lontano da Matera. Poi suoneremo il concerto per due pianoforti di Mozart, il concerto per violoncello e orchestra di Haydn, se mi dimentico qualcosa, che in totale sono 8 pezzi, poi l'ouverture dell'Italiana in Algeri di Rossini. Quindi un programma molto variegato, e c'è bisogno quindi di una certa flessibilità da parte dell'orchestra di adattarsi alle varie situazioni, ai vari momenti, quindi molto impegnativo. Sarà un'esperienza emozionante, cioè cercare di unire la precisione tedesca con il calore italiano. Questo sarà emozionante, ottenere questo impasto, e credo che ci riusciremo.